Sì, ma mi ero attivamente riguardo al discorso di dipendenza, non dipendenza, perché forse è la cosa che mi sembra di percepire un po' di più. Prendendo appunto l'esempio del social, riprendo Instagram perché è quello, diciamo, più in voga. Lì hai una sorta di Matrix, per così dire, per cui risulta essere una simulazione della realtà talmente forse vicina per certi aspetti. Che il dire di no, il decidere che quella cosa la vuoi togliere, non diventa impossibile, ma diventa molto difficile. Perché l'alternativa in certe circostanze è veramente appunto il rimanere in uno stato quasi di vuoto. Addirittura appunto i casi più estremi di gente che non esce di casa, in cui togliere quella cosa vuol dire praticamente non avere un contatto sociale reale. Quindi è un po', mi sembra che lì ci sia il nodo importante, il nodo che rende così tanto difficile riuscire a porre una propria volontà di dire di no, che è quasi un riappropriarsi di una dimensione reale delle cose, che non per forza deve avere quell'intermediario che è questo e di conseguenza chiunque Però tu che possa facevi anche vedere. un'altra considerazione, se ho capito, che questo bisogno di dipendenza dal mezzo nasce dal fatto che la realtà che viviamo non è così Non ti piace, soddisfacente. Non... certo. Ma io mi Ho sembra che ci sia un capito. discorso Sì. tra gioventù, no? E forse no, non sei vecchio, lo so, però sei più Adulto, un'altra generazione. potrebbe essere. Qua c'è una posizione, chi si chiede posso rifiutare tutto, no? Cioè, no, non voglio, no? Quella è una posizione della gioventù più, direi. Cioè, Qua c'è non una posso. posizione, cosa possiamo Comunque questo dice cambiare fuori qua, là, dall'accordo. là, e soprattutto quello che mi è piaciuto, che hai detto, voglio capire quella cosa, anche quell'oggetto. E voler capire un oggetto è il primo passo da chi ti facilita di uscire da quella terribile scelta, sì o no? Forse il mio discorso non è tanto generale, diciamo che Poi forse altro. era più specifico riguardo alla dimensione, diciamo, del social, che è una dimensione che è strettamente collegata purtroppo alla dimensione dello smartphone, però allo stesso tempo è quasi un'entità, è un discorso a sé per certi aspetti. Il punto è che, come dici tu, sicuramente la risposta non sta forse da quel capito, però correggimi se sbaglio, anche nel riuscire ad avere quella comprensione che mi porta a dire magari questa cosa posso anche questa cosa posso accettarla, questa cosa evidentemente no. Nell'ambito però del social specifico è una dimensione che poi si ricollega al discorso dello smartphone che facevamo prima, cioè è vero che io dico di no, però allo stesso tempo è una dimensione, come si diceva all'inizio della conversazione, per il mio stare nella società in un qualche modo purtroppo diventa, non dico necessario, però se io voglio sentirmi con persone che stanno, che ne so, quella dimensione diventa importante. Ed è un po' questo il loop che a volte forse si viene a creare, che io ho voluto applicare più nell'ambito specifico del social, come un Instagram, come Facebook ai tempi. E questo loop che si crea tra il cercare in qualche modo di porre io una barriera in quegli aspetti che ad esempio non mi piacciono e la difficoltà del farlo perché nel caso più normale è una dimensione che per certi aspetti è comoda ed è utile, in altre situazioni più estreme tolgo quello e praticamente io per il resto c'è il vuoto più totale. Non credo sia impossibile dire di no, perché appunto c'era una cosa che dicevo anche prima lì, sta forse anche in un riappropriarsi della propria vita. Tu forse avevi detto, sì, tu forse avevi detto prima che quasi sembra quasi che non riusciamo neanche più ad avere un controllo sulla nostra di vita, no? Non è No, semplicemente l'avere un controllo generale. anzi, poi dico c'è una doppia espropriazione, cioè un senso di alienazione legata alla vita e per cui abbiamo bisogno dei social, dell'artificio dei social attraverso lo smartphone, e poi scopriamo che stando lì dentro ci espropriano dei nostri dati, di tutta la nostra sensibilità, dei nostri comportamenti, cioè, quindi una doppia estraniazione a noi Sì, stessi. che appunto credo sia appunto il passaggio tra riuscire un po' forse a porre una barriera sta proprio nel riuscire con fatica, perché è veramente difficile, difficilissima, perché E soprattutto chi cresce con questa soprattutto chi cresce con prospettiva. questo, però si può riuscire a riappropriarsi in un qualche modo di una dimensione che, volendo forse più concreta, però qua sto entrando in un discorso
incredibilmente sociologico. Stai dicendo c'è un'alternativa che non sia solo dentro lo smartphone. Cioè. Certo, sì, sì. A me interessa il discorso sulla comunicazione. Il fatto del cellulare, di come all'inizio fosse la cosa effettivamente piacevole era potersi parlare in qualsiasi posto, essere più o meno, poi è passato il limite e quindi sì, non era più piacevole. Però fino a un certo punto poteva esserlo, e anche, ma questa l'introduzione della maledetta rete, arriva WhatsApp, diventa la trasformazione dall'orale, la chiamata, al testuale dei messaggini, che ormai è un incubo, 250 messaggi al minuto, un delirio comunicativo bulimico totale, e poi adesso i messaggi vocali, che sono un monologo, praticamente nessuno ti ascolta niente, quindi quello forse andava un po' al di là di quello che ti interessava. No, nel senso, alcune di queste cose ci sono nel libro. Allora, in principio era il telefono inventato nel 1876, fisso per lunghissimo tempo, poi telefono cellulare che diventa fine anni 80, inizio anni 90, l'oggetto telefono cellulare era un oggetto per telefonare e niente altro. Per un caso un ingegnere aggiunge l'SMS allo standard telefonico, pensando a questa roba, chi lo userà mai, anche perché con un tastino numerico mettesse a scrivere un testo, anche col vecchio T9 era una rottura di scatole, che viene introdotto nello standard dicendo vabbè, già che c'era questa possibilità mettiamolo, ma tanto nessuno lo utilizzerà. Sul telefono cellulare si fanno telefonate e si scopre con l'SMS che in realtà la gente ama scrivere, e quindi quelli che della mia età si mettevano lì col T9 e scrivevano messaggi brevi faticosamente, ma l'SMS è stato un successo pazzesco. L'SMS tra l'altro ha permesso alle aziende telefoniche di fare dei profitti sconvolgenti, perché l'SMS si pagava e rispetto al costo che sopportavano loro per inviarlo era totalmente trascurabile, quindi è stata una fonte di profitti per alcuni anni molto importante. Quindi amiamo parlare, perché per 100 e passa anni abbiamo parlato e continuiamo a parlare, ma amiamo anche scrivere, e questo appunto lo dimostra l'esempio dell'SMS. Arrivato questo oggetto molto più versatile, che non è solo più un oggetto che fa una cosa, è un computer, e i computer sono oggetti che fanno qualunque cosa, sono degli oggetti general purpose in inglese, cioè non hanno uno scopo unico, hanno applicazioni, qualunque cosa che riesce a tradurre in un programma la può fare. E quindi c'è tutto, c'è la telefonata, c'è il testo, molto più facile adesso perché c'è un tastierino più serio, c'è il vocale, il monologo, e c'è qualunque altra cosa ci inventeremo. E visto che sono tutte cose relativamente recenti, stiamo imparando a gestirle. La tecnologia va umanizzata, nel senso che qualunque tecnologia richiede un certo tempo, tipicamente una generazione, affinché si sviluppino delle norme di comportamento condivise per dire come ci comportiamo con questa tecnologia. I messaggi vocali sono una cosa recentissima, storicamente sono nati ieri, quindi non abbiamo ancora, siamo come dire, nella fase in cui stiamo chiedendoci ma chi posso mandarli, ma quanto devo essere lunghi, li posso mandare a qualunque ora, possono essere su qualunque argomento, e ognuno ha delle idee differenti, perché siamo ancora in quella fase lì. Quindi in realtà una cosa che non abbiamo detto fino adesso è che lo smartphone è, dal punto di vista dei tempi sociali, una cosa recente, e quindi è normale che stiamo qui a discutere cosa facciamo, come ci comportiamo, perché il telefono fisso, inventato nel 1876, ci sono voluti 50 anni, 60 anni, perché si diffondesse socialmente in maniera sufficientemente ampia da creare dei comportamenti sociali condivisi. Allora, con lo smartphone, prima col telefono cellulare, che però era ancora un telefono, quindi alcune delle cose del telefono fisso valevano ancora per il telefono cellulare. Invece lo smartphone, che è una roba completamente nuova, cosa facciamo? A cena lo mettiamo tutti quanti sul tavolo? Lo teniamo in tasca? Al lavoro lo teniamo? Quando si può guardare? E ancora non ci sono delle risposte condivise, accettate da tutti. E quindi una discussione come quella di stasera, secondo me, può aiutare con milioni di altre a far evolvere questo consenso sociale per dire come umanizziamo questa tecnologia. Questo lato utilizzo nostro. Invece il discorso che abbiamo fatto fino adesso era più un discorso di come progettiamo questa tecnologia e come regoliamo questa tecnologia.